Stamani, presso l'aula Cannizzaro del Rettorato, è stato presentato il libro di Marco Olivieri, La memoria degli altri, dedicato al regista palermitano Roberto Andò. All'incontro hanno partecipato anche i critici cinematografici Franco Cicero e Nino Genovese. I documentari, un film sempre molto significativo su cui mi soffermo, che si chiama Diario senza date, che è il suo primo film, i quattro documentari che sono una sorta di autobiografia anche molto, molto bella, molto appassionante, e tutto questo è diventato poi un percorso coerente da, appunto, da Diario senza date a Coerente dentro di me. Non sto parlando dal punto di vista critico ovviamente, ma dentro di me è un percorso coerente fino a Viva la libertà. Capisce molto questo, vi ringrazio tantissimo Katia, Nino e Franco per le bellissime parole, ringrazio Roberto, Lia Pasqualino, che tra l'altro le sue bellissime foto sono quelle del volume. Proprio la parola passione è in realtà la parola chiave del libro, ed è come spesso avviene, poi nelle pieghe sotterranee c'è il, come dire, c'è il segreto più intimo, più personale, nel senso che se io dovessi spiegare perché è nato il progetto di scrittura proprio sul cinema di Roberto Andò, partirei proprio da questa parola chiave che è passione, perché c'è stato come un po' la memoria degli altri, cioè quello che io definisco un intreccio di destini individuali e collettivi, di memoria personale e di memoria collettiva. Allora la parola chiave è passione, perché il progetto nasce intanto dalla visione sul piano personale sconvolgente di un film che è Viaggio segreto, di un romanzo che è Ricostruzione di Josephine Hart, che mi ha molto appassionato. Quindi nel 2005, mentre credo che Roberto stava girando appunto il film, se ricordo bene, io intervisto telefonicamente Roberto per Repubblica Palermo, e le cose che lui mi dice mi appassionano molto, leggo il libro, leggo il romanzo di Josephine Hart, che è anche molto bello, e vedendo il film, anche le modifiche decisive, sostanziali, che in fase di sceneggiatura sono state fatte, mi convince moltissimo, mi convince la regia, recupero in DVD sotto falso nome, e quindi penso che subito dopo in realtà il manoscritto del Principe, quindi faccio un percorso personale, e da qui, da questa parola, la passione, sono partito, perché che poi è una parola chiave che pronuncia, come è stato detto, il personaggio di Hernani nel ruolo di Enrico, la passione, e proprio da questa è stata la molla che mi ha spinto a scrivere, intanto perché notavo una contraddizione, cioè rispetto a quello che avevo letto a volte, ovviamente solo da una parte critica, sembrava che Roberto fosse un regista cerebrale, perché molto colto, perché molto ricco di riferimenti letterari, teatrali, quindi sembrava che Roberto fosse un regista cerebrale. Invece io ho sempre colto, e credo, insomma, che nel libro si emerga appunto questo elemento di forte passione, di forte legame con i sentimenti, con le emozioni. Anche perché avete tirato fuori alcuni punti molto importanti, sia su questo film, sia sui fili che si possono tirare dai film che ho fatto. E ovviamente voglio ringraziare Marco Olivieri per questo libro, che innanzitutto io ho letto col piacere della lettura, perché non è detto che perché il libro ti riguarda possa, come dire, incontrare anche quell'aspetto che è la lingua di un libro, che poi è quello che di un libro qualifica anche il pensiero. E questo libro è un libro scritto bene, è un libro che si fa leggere con grande piacere, e che, ricostruendo parti della mia vita attraverso i film, ovviamente consente, come sempre, di guardare dentro se stessi e di guardare anche i momenti di questa vita, le passioni, visto che questa passione poi emerge come un dato che dà movimento alla memoria di cui si parla nel libro.
Quindi in questo senso è uno strumento che è molto utile per me anche, perché in qualche modo oggettiva quello che ho fatto, lo rende oggettivo. E in effetti, come dicevano e come sottolineavano Nino Genovese e anche Franco Cicero, questa memoria ha avuto varie fasi nella mia creatività, come se avesse bisogno proprio di ricomporre una mappa, e questa ricomposizione di una mappa che parte con questo film Il diario senza date, su cui Marco scrive delle cose molto belle, e poi con quel desiderio di fare una specie di autobiografia intellettuale della Sicilia attraverso un grande personaggio come Tomasi di Lampedusa, e quindi capire anche questi personaggi inattuali che la Sicilia ha ospitato, questi grandi personaggi, oggi credo che sarebbero, come mi è capitato di dire per Fellini, ospiti indesiderati, cioè non credo che ci sono spazi per personaggi di questo tipo. E poi questo ciclo che in qualche modo si è poi sviluppato con Sotto falso nome e Viaggio segreto, questo ciclo proprio della memoria, dove la memoria appunto è perlustrata in varie zone intime, estremamente complicate, estremamente difficili, anche scabrose, e poi invece lo sviluppo di questo film nuovo e di questo romanzo, che molti salutano come una novità, e in effetti la saluto anch'io come una novità. Nel senso che è un film che nasce da un romanzo che ho scritto io stesso, e quindi con la complicazione che questo provoca, perché fare un film da un proprio romanzo non è un'impresa, è un'impresa abbastanza complicata. E quindi si trattava di renderlo vivo e vivificarlo attraverso la specificità del cinema, e quindi credo che con l'aiuto di Angelo Pasquini questa sceneggiatura e poi il film sia diventato altro rispetto, non perché tradisca il tema di quel libro, ma perché trova una sua dimensione più spostata anche nel titolo, Viva la libertà rispetto al trono vuoto, in qualche modo si libera di questo vuoto impressionante che noi viviamo nella società italiana, e si spinge a sperare. E con questo sentimento io ho fatto il film.